Noi dobbiamo cercare di indirizzare la nostra vita nella luce. Lo Spirito Santo desidera che noi prendiamo delle scelte, fare delle scelte. Noi le dobbiamo. Chi è che deve fare la scelta? Io devo fare scelte. Io devo fare una scelta. Ma lo può fare qualcuno per me? Neanche il Signore. Quindi nessun altro. Le scelte siamo noi. Quindi noi dobbiamo cercare di portare dei frutti, indirizzare la nostra vita per portare dei frutti secondo l'ordine di Dio, affinché nella nostra vita sia, come dire, una vita di benedizione. Ora tu, ognuno di noi, quando c'è la parola di Dio mandata, tu puoi scegliere di prendere decisione per il Signore, riguardo Lui, riguardo la tua vita di indirizzamento. Perché quando lo Spirito Santo viene, ti convince in quanto al peccato e ti libera nel prendere queste scelte. La parola libera entra nel fiume di Dio. Significa entra nella volontà di Dio, servi. Perché quando tu servi, quando dai la tua vita a servire, a fare l'opera non tua, ma sua, governata da Lui, sotto il suo governo, sotto il suo potere, e allora sei sotto di lui, sei nel suo fiume, e allora se tu dai la tua vita così come è scritto, dice cerca il regno, la mia giustizia, il resto ti sarà dato in più, Dio provvederà, dice come provvederà ai nostri figli, indirizziamolo nelle cose di Dio, dice che se tu hai compiuto qualcosa di buono, tu lo devi, come dire, lo devi conservare tra te e il Signore e ringraziare Dio per quello che Egli ti ha dato, essere compiaciuto col Signore, non verso gli altri, compiaciuto. Lo Spirito Santo è senza limiti, Egli ti rivela la verità, ti compunge quanto al peccato, ma la parola predicata ti porta alla presenza di Dio, di accostarti con questa fede affinché tu possa comprendere, ricevere rivelazione quanto a te stesso. E quindi che dobbiamo fare? Indirizzare la nostra vita nella luce, non nelle tenebre. La paura ci indirizza nelle tenebre, le ansie, le sollecitudini ci indirizza nelle tenebre. Sai come mi indirizzo? Io programmo la mia vita nel fare tutto ciò che piace al Signore. Tutti i giorni, cerco, questo cerco. Non saremo perfetti, ma stiamo cercando la via. Capito? Se tu cerchi questo, Dio ti aiuta. Noi abbiamo bisogno quindi di indirizzare la nostra vita, nella luce. Non nelle tenebre. Quindi la paura ci porta nelle tenebre. La paura ci farà fare scelte sciagurate, le ansie di questo mondo faranno fare scelte non conforme, non secondo l'indirizzo di Dio. Cioè se tu non metti un indirizzo, non indirizzi la tua vita, qualcun altro lo farà per te. Siamo noi che dobbiamo mettere i punti, le priorità, come condurre la nostra vita. Siamo noi. Io voglio rimanere fermo nella scelta. È una scelta che noi dobbiamo fare perché ci dobbiamo fidare di Lui. Perché Egli ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Io non devo capire, non voglio capire. Dice il salmista al Salmo 73, dice, quando io ho cercato di capire tutto il mondo, tutte le cose, sono entrato nella confusione. Dice, mi sono turbato profondamente. Noi non possiamo entrare nella verità, perché la nostra natura umana ha la comprensione. Anzi, dice in Prima Corinzi,
che la sua verità la nostra natura umana non la può accettare. Il ragionamento non può accettare la verità. La mente umana non può accettare la verità. Dice, mediante la pazzia della predicazione che noi siamo stati salvati. Dice, per gli uomini è pazzia, ma per Dio è sapienza. E per Dio la pazzia, la vera pazzia è l'intelligenza degli uomini, è la sapienza degli uomini. Per Dio è pazzia. Quindi, quello che per noi, ecco, quindi acquisire la mente di Dio significa vedere le cose sotto la sua prospettiva.